Ciao, sono Annalisa Pellegrino e oggi parliamo di relazioni tossiche. Come si riconosce una relazione tossica e cosa possiamo fare? Ma prima iscriviti al mio canale cliccando qui sotto, clicca sulla campanella per restare sempre aggiornato sui miei video. Allora, intanto come si fa a riconoscere una relazione tossica? Oggi ti parlo di almeno quattro segnali per riconoscerla. Primo segnale, questa persona ti vuole controllare, quindi non c'è fiducia, vuole controllare il tuo telefono, vuole controllarti, non si fida di te. Secondo segnale, questa persona ti vuole cambiare, ti dice come ti devi vestire, cosa devi dire, cosa devi fare, cosa non devi fare, quindi c'è un aspetto di controllo nella relazione. Terzo segnale, non c'è rispetto, ossia questa persona utilizza delle brutte parole nei tuoi confronti, delle offese, tende a paragonarti ad altre persone precedenti, altre relazioni precedenti, ti dice delle brutte parole. Quarto e ultimo segnale, quando sei in sua compagnia ti senti inquieta, triste, strana, senti delle emozioni negative. Allora, cosa puoi fare se ti accorgi che stai avendo una relazione tossica? Intanto, prima cosa, ascoltati, ascolta le tue emozioni, ascolta quell'inquietudine che senti quando sei in sua compagnia, quella malinconia, quella rabbia, quel fastidio, ascoltalo, ascoltalo profondamente. Seconda cosa, proteggiti. Quindi togliti dalla mente l'idea che puoi cambiare l'altro. Le persone non si cambiano, non sei tu che puoi cambiare l'altro, ma puoi proteggerti da una relazione tossica allontanandoti da quella relazione. Scrivimi pure la tua esperienza qui sotto. Hai mai avuto una relazione tossica? E com'è andata? Raccontamelo nei commenti, sono davvero curiosa di sapere la tua esperienza. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.